nuovo video. Quest'oggi voglio fare assolutamente il book courtship tag. Sì, sono stata taggata parecchio tempo fa da Little Black Bookshelf, mi sembra, però vabbè, lo metto tutto qui nell'info box. È un tag che riguarda le fasi dell'innamoramento, eccetera, quindi direi di iniziare subito. Fase 1, attrazione iniziale, un libro che hai comprato per la sua cover. Diciamo che io compro spesso in base alla copertina. È una cosa che so che magari non si fa, però lo faccio perché mi piacciono un sacco le copertine studiate bene, insomma fatte abbastanza bene. E quindi vi nomino The Darkest Minds di Alexandra Bracken. Questo libro, non lo so, ha una copertina intrigantissima e poi sbrilluccica. Sapete tutti che io amo le cose che brillano e quindi, insomma, non potevo non prendere questo libro. Che sì, vabbè, poi ho letto anche la trama, però mi ha incuriosito tantissimo la copertina. Soprattutto questa mia amica ha detto: oh mio Dio, ho scelto questo libro, questa copertina che brilla, sbrilluccica, e oh mio Dio. E io, va bene, la devo prendere. Fase 2, prime impressioni, un libro che hai preso per la sua trama. Il libro scelto per la trama sarebbe Shatter Me di Tyra Mafi. Oltre che averlo scelto per la copertina, perché è davvero una bella copertina, però la trama anche mi intrigava parecchio. E infatti l'ho amato. Fase 3, dolce chiacchierato, libro scritto molto bene. Per questo ho scelto Champion di Mary Lou. Vi ho già detto che voi dovete leggere questa saga, ma va bene. E vi ho anche detto che ho amato questi libri perché sono scritti benissimo, la storia è fantastica, i personaggi altrettanto. Quindi direi questo, soprattutto ecco il terzo è scritto bene perché mi è piaciuto davvero tantissimo più degli altri. Quindi yes. Fase 4, primo appuntamento, il primo libro di una serie che ti ha spinto a recuperare tutto il resto della serie. È in atto, ma vi nomino il primo di Leggende del Mondo Emerso, che vi metto qui perché diciamo che ero piccolina quando ho iniziato a leggere Lucia Troisi e ho iniziato da Leggende, non ve lo so dire perché ovviamente non ci ho capito niente praticamente, però da quel momento in poi ho iniziato non solo il mio amore per le saghe, ma da quel libro poi ho preso tutto gli altri numeri, insomma, della saga, quindi cronache, tutta la trilogia guerre e così avanti in un vortice che non finisce mai. Fase 5, telefonata a tarda notte, un libro che ti ha tenuto sveglia tutta la notte. Me la metto qui perché non ce l'ho in libreria in questo momento, ma sì, è Shadowhunters Le Origini, La Principessa, perché questo libro è stato davvero l'unico che mi ha tenuto sveglia fino a tarda notte, a piangere, a crogiolarmi nelle mie lacrime e a soffrire in silenzio nel letto. Chi l'ha letto può capirmi. Fase 6, sempre nella mia mente, un libro che non riuscivi a toglierti dalla mente. Vi nomino Bunker Diary di Kevin Brooks. Questo libro appena l'ho finito di leggere non riuscivo davvero a togliermelo dalla mente per il modo in cui finisce, per le sensazioni che mi ha fatto provare e diciamo che ci sono stata male per parecchio tempo. Quindi diciamo non me lo sono tolto dalla mente per un sacco di tempo. E sì, se ci penso ancora adesso mi sento ancora un po' oppressa. Fase 7, contatto fisico, un libro che dà una sensazione piacevole quando lo tocchi. Prendo The Queen of the Tearling di Erika Johansen perché ha una bella consistenza quando lo tocco, perché sembra vellutato e poi quando si toccano le scritte dorate, non lo so, è bello proprio. Anche le pagine sono bellissime e profuma di buono, è bellissimo. Fase numero 8, incontrare genitori, un libro che consiglieresti alla tua famiglia e ai tuoi amici. La mia nuova copia di The Giver, consiglierei questo perché The Giver è davvero un bellissimo libro, scritto benissimo in modo molto molto facile e poi secondo me dà un messaggio abbastanza importante, così come consigliere per esempio di vedere il film, che ok non è la stessa cosa ma il film è altrettanto bello. Fase numero 9, pensare al futuro, un libro o una saga che sai rileggere più volte in futuro. Decisamente Harry Potter di J.K. Rowling, non ho nient'altro da aggiungere. Fase 10, trasmetti l'amore, chi tagghi? Non so ancora chi non l'ha fatto, ma taggo così a random qualcuno. Taggo Angel Jovis Diary, CCTube e The Books of Lena, Tamashi. Tutte le persone che vogliono fare questo tag e che non l'hanno ancora fatto, fatelo. Quindi ragazzi, il video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e di scrivermi qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto
e magari dicendomi voi cosa ne pensate dei libri che ho scelto. Noi ci vediamo la prossima volta, vi mando un bacio, ciao!